Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Milan-Fiorentina. La Fiorentina va a affrontare il Milan fuori casa e va a perdere 2-0. Prandelli, parliamo prima della Fiorentina. Prandelli deve migliorare soprattutto in fase difensiva. La Fiorentina prende tanti gol e fa pochi gol. Cioè, da quando è arrivato Prandelli alla Fiorentina, la Fiorentina ancora deve fare un gol perché ha giocato contro il Benevento che ha perso 1-0. Perciò deve migliorare la difesa. La Fiorentina prende troppi gol, questo è il problema della Fiorentina e fa pochi gol. Però io se fossi in Prandelli, io titolare metterei Kwame. Non so in che stato di forma è Kwame, se non è tanto in forma, perciò metta Vlahovic. Vlahovic è giovane e deve migliorare Vlahovic. Mi sembra che ha preso anche un palo Vlahovic. Però io preferirei Kwame a Vlahovic e poi farei entrare Vlahovic nel corso della partita. Ma Ribéry non sta tantissimo in forma, si è visto. Ha fatto anche un pallonetto, però Donnarumma l'ha preso con le manone. Donnarumma che tra l'altro ce l'ha fatta calcio, non ha preso nemmeno gol. Nemmeno gol. Parliamo del Milan, parliamo dei gol del Milan, dei gol del Milan. Il primo gol arriva con un colpo di testa di Romagnoli sul cross, che non ricordo il nome di chi che ha fatto l'assist. Romagnoli lì stava da solo, perciò la Fiorentina deve migliorare. Deve migliorare tanto in fase difensiva, ma anche in fase d'attacco, perché in fase d'attacco segna poco, deve segnare di più, cioè, deve migliorare sia in fase difensiva sia in fase offensiva, però deve lavorare molto di più in fase difensiva. I difensori della Viola, della Fiorentina, cioè, se lo sono persi a Romagnoli. Stava da solo, era facilissimo segnare da lì e subito da una testata al pallone e la butta in rete. E subito arriva il gol del Milan e la Fiorentina si inizia a spegnere. Però poi prende il palo Vlahovic e non entra dentro. Anche un po' fortunato il Milan e la Fiorentina anche un po' sfortunata. Lì riapriva la partita a Valentina, poteva succedere di tutto. Poi il Milan chiude proprio la partita con il rigore di Chessy, di Franck Chessy, Ibra lo disse che i rigori li faceva battere a Chessy e visto che non c'era nemmeno lui, l'ha battuto Chessy e l'ha segnato. Però poi ha avuto anche l'occasione il Milan, sempre sul rigore, di fare il 3-0, ma Dragoschi, a me quel portiere piace tantissimo, e Dragoschi la para, ha aspettato fino all'ultimo che calciava Chessy e poi si è buttato. E Chessy sbaglia, però. Cioè, segna sul calcio di rigore e segna sul calcio di rigore e poi sbaglia un altro rigore. Cioè, sbaglia il rigore. Sbaglia quell'altro rigore, il secondo rigore che ha tirato. La Fiorentina con la rosa che ha. Con la rosa che ha la Fiorentina. Sta in una posizione di classifica. Che sicuramente con quella rosa che ha la Fiorentina, con Ribéry e Fort Caleon, che in una squadra come la Fiorentina ci può stare, ma Amrabat, Borca Valero,
Bonaventura, ha tanti bei giocatori, ma i risultati non si vedono. Mi sembra che sta solo a 7 punti la Fiorentina. Mi sembra che sta a 7 punti. Cioè, la stessa cosa vale per il Torino. La stessa cosa vale per il Torino di Giampaolo. Che con la rosa che ha il Torino, può fare di meglio, può fare di meglio, ma non lo fa. Sta, mi sembra, solo 4 punti. Mi sembra che questo è la Fiorentina, questo è il problema. Deve migliorare in difesa. Poi per il resto Prandelli è un buon allenatore. Questo deve migliorare, la fase difensiva e anche un po' la fase offensiva. Ragazzi, niente, il video finisce qui. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao ragazzi.